Altra vittima illustre, lo Zecchini cade la capolista Brescia, successo meritato da parte del suo Grosseto. Sì, abbiamo giocato una partita come ho chiesto ai ragazzi sopra le righe, perché per vincere queste gare oltre al cuore ci vuole il senso tattico e il coraggio per cercare di metterle in pratica. Sapevamo che affrontavamo una grande squadra, siamo stati molto umili, molto decisi, l'abbiamo preparata bene sotto l'aspetto temperamentale oltre che del gioco. Abbiamo tenuto bene il campo, mi spiace come al solito per il gol che abbiamo subito, che così ci ha fatto vivere in affanno, anche se tra gli affanni magari si crea anche uno spirito corporativo ancora migliore per lottare sempre fino all'ultimo. Però oggi siamo stati benissimo in campo, abbiamo giocato cercando di impedire con una grossa ragnatela con tre centrocampisti gli esterni, poi ripartivano colpo su colpo. Sono stati molto bravi a interpretare la gara, sono molto contento soprattutto per i ragazzi. D'Alessandro indiavolato, buoni però anche i cambi, indovinati, soprattutto quello di Giobba. Sì, va bene, ha che ha segnato, però ci serviva sprint sulle fasce, l'abbiamo messi, poi più contenimento centrale, questo è stato. Thomas era un po' che non giocava, dopo un'ora naturalmente è andato in affanno, anche perché giocava solo davanti. E poi Joelson ha dato, si è fatto il fatto suo, che è un giocatore che man mano passerà le giornate di campionato, troverà anche la miglior condizione. Niente, dicevo prima, sono contento, ma soprattutto per i ragazzi che così dopo una partenza un po' ad handicap, appena hanno trovato le giuste, il giusto assetto, hanno dimostrato appieno il loro valore. Oggi la partita naturalmente non era facile, è stato bello perché abbiamo visto che lottavano su tutti i palloni con grande applicazione, poi ripartivano sempre come piace a me. È stato bello anche vedersi, il pubblico ci ha anche trascinato e questo è stato importante. Poi giocare contro queste grandi squadre un pochino ti esalta anche, e c'è uscito lo stesso risultato dell'anno scorso. Siete riusciti a spegnere il tridente del Brescia che tanto preoccupava? Sì, preoccupava perché sia per un verso che per l'altro è difficile da marcare, soprattutto se gli lasci degli spazi. Noi siamo stati bravissimi al di là della difesa con tutto il centrocampo a impedire passaggi filtranti. Quelle poche volte che questo è avvenuto, i nostri difensori nell'uno contro uno non si sono mai fatti saltare, hanno concesso pochissimo. Il gol è uscito su una palla ribattuta male un pochino da noi, rimessa in mezzo, adesso non so se era il fuorigioco o meno, la sensazione era questa e naturalmente quel momento ci ha fatto vivere gli ultimi 15 minuti un po' in affanno, però era giusto anche così. Si va adesso in due trasferte, prima Mantova, poi Sassuolo. Il calendario subisce una discreta impennata di difficoltà. Sì, ma sono tutte le partite difficili. Chiaramente un paio di punti in più che i ragazzi si sarebbero meritati pesano un po' sul bilancio della classifica, questo è fuori di dubbio. Adesso abbiamo due trasferte, abbiamo dimostrato che anche fuori casa sappiamo cercare di giocare. Oggi l'abbiamo fatto contro una grande squadra, non abbiamo mai rinunciato a giocare. E poi siamo stati anche molto corretti, perché sinceramente affrontando questi grandi campioni alle volte gira anche il fatto che puoi commettere dei falli anche pericolosi. Invece abbiamo avuto una ammonizione solo con Vitiello e una alla fine con Gigi, quell'episodio che naturalmente ha fatto espellere poi Bega, che così è stato un attimino l'unica macchia della partita da parte di tutte e due le squadre. È un po' di nervosismo, ma si capisce quando si vuole vincere a tutti i costi o non perdere, diventa anche con lo stato d'animo diverso. Però naturalmente oggi siamo contenti, orgogliosi di fare questa buona partita, e speriamo di proseguire nella serie positiva, anche se abbiamo due trasferte, come dicevi tu, molto insidiose, sia col Mantova che con il Sassuolo. Sono due partite contro due grandi squadre, anche se il Mantova anche oggi purtroppo per loro ha perso negli ultimi minuti finali a Lecce su calcio di rigore, perciò troveremo una squadra molto tosta, molto tonica, e sarà una trasferta impegnativa, però cercheremo di mettersela come al solito.